una bella risaia dove meno ce l'aspetteremo. Ad Eraclea, sul Golfo di Venezia, a ridosso oramai della spiaggia adriatica. Il mare è a meno di un chilometro, un paesaggio rurale incantevole. Si segue con passione il crescere del riso, coltivato nel segno della sostenibilità, rispettando l'ambiente. In questa risaia di 160 ettari, la Fagiana, è appena un brusio la terribile tempesta che sta attraversando il riso italiano, stracciato dal riso importato, soprattutto dalla Cambogia. Ne parliamo con Alberto Bastianello, che segue la Fagiana come le altre attività agricole della famiglia. Il riso che viene prodotto in Italia è un riso che non ha niente a che fare con il riso che viene importato. Il riso si divide in due grandi famiglie, japonica e indica. Il riso prodotto che noi utilizziamo prevalentemente per le nostre cucine fa parte della famiglia japonica. Il riso che viene importato invece è un riso indica, dunque atto alle cucine orientali. Il grosso problema è per la parte di alcune aziende italiane che si erano specializzate su quella cultura, dunque su varietà del prodotto indica, che si trovano a mal partito perché naturalmente i costi che hanno all'estero non sono i costi che abbiamo noi. Ecco perché si sente molto spesso parlare di questa importazione selvaggia. Quindi queste forti preoccupazioni hanno un relativo motivo di esserci? Fondamentalmente sì, perché può essere un effetto boomerang, dunque che si può riversare anche sulle culture che sono tipiche nostre italiane, perché naturalmente un produttore che si trova a dover combattere con un prezzo nettamente inferiore non è più conveniente per lui coltivare quella cultura, dunque si riversa automaticamente su altre culture, dunque sulle nostre culture tipiche italiane, dunque della varietà japonica. A poche centinaia di metri dal mare, qui a un chilometro da qua c'è il mare, no? Sì. Ecco, come si caratterizza? Allora, qua siamo lambiti dalle brezze del mare, del nostro mare Adriatico, siamo alle spalle di Caorle e l'azienda preleva l'acqua atta all'irrigazione invece dal fiume Livenza, e il connubio tra le acque dolci del Livenza e la brezza marina crea quel microclima ideale per la cultura del riso Carnaroli. Poesia o realtà? Un po' poesia, un po' realtà. Vediamo intanto la pila al lavoro, un riso integrale, questo che vediamo uscire. Ma in che cosa si distingue il riso artigianale della Fagiana da quello industriale? E da queste risaie che si affacciano sul litorale adriatico in provincia di Venezia arriva un riso particolare. È particolare questo riso Carnaroli, perché? Questo riso Carnaroli è particolare perché innanzitutto, come dicevamo prima, è un riso che è coltivato esclusivamente qua nelle nostre terreno. Come si può vedere dal chicco, non è particolarmente bianco ed è stato fatto apposta così per mantenere più integro le sue proprietà organolettiche che sono insite nella parte esterna del chicco. In che cosa si distingue del riso industriale? Il riso industriale, la fase che ci distingue ed è una distinzione proprio netta sia fiscalmente, è la fase ultima della lavorazione del riso chiamata brillatura, che non è altro che un trattamento con olio o talco per dare al prodotto una uniformità, perché il cliente è abituato a comprare con gli occhi. Quando vede un prodotto uniforme è più invogliato ad acquistarlo. Qui invece lo vede non lucido e non bellissimo. Non bellissimo, però una volta cucinato e messo in bocca ne sente la differenza. Quindi un riso artigianale a chilometro zero del territorio. Assolutamente sì, confermo. Tutto prodotto qua nell'azienda agricola La Fagiana. E dove lo si trova? Lo potete trovare nel nostro spaccio all'interno dell'azienda. Siamo aperti tutti i giorni e sabato solo la mattina. E mentre scorrono le immagini di questo magico paesaggio di Laguna Veneta, spostiamo il discorso sull'emergenza riso. Il settore è sull'orlo del collasso, dopo che sono già state spalancate le porte all'importazione. Dalla Cambogia in particolare arriva riso a metà prezzo del costo di produzione in Italia. Quello che vediamo è un ottimo riso prodotto ad Isola della Scala, nel Veronese. Spesso, come confermano le analisi, il riso importato presenta invece problemi sanitari. È prodotto fuori dalle norme sulla salute, sulla sicurezza alimentare e ambientale e sui diritti dei lavoratori.
L'Italia, con 40 milioni di quintali, è il primo paese europeo per produzione di riso. Nel Veneto due poli produttivi, nel Veronese e nel Polesine. Sono attive 120 aziende che producono poco meno di 20.000 tonnellate di riso. Una brutta pesca ferita dal tempo, dal maltempo. Vediamo adesso una di bella, no? Andiamo a staccare questa che è un po' più protetta rispetto alla pianta. Si vede la differenza? Sì, si vede la differenza, sì, sicuramente. È differente soltanto all'occhio oppure anche al gusto? Sì, diciamo che esteticamente è una differenza importante questa. Basti vedere la buccia com'è. E al gusto magari ce n'è ben poca differenza, penso, però questa qua per noi è scarto, l'ho buttata. Ci fermiamo ancora un attimo, linea regia, per un servizio che abbiamo fatto sulla via del Brenta, gli agricoltori a tutela del territorio, un'iniziativa della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia. Sul brevissimo tratto dell'idrovia Venezia-Padova, a gamba rare di mira, scivola un'imbarcazione. Sulla riva un pescatore attende che il pesce abbocchi. Sullo sfondo una campagna ben coltivata. Questa è l'idrovia che la CIA di Venezia, la Confederazione Italiana Agricoltori, vorrebbe. Un'opera che garantisca la sicurezza idraulica, che sia a servizio dell'agricoltura quando i campi hanno sete, che rispetti l'ambiente, che possa essere anche un'opportunità turistica e per il tempo libero. La CIA ha presentato le sue ragioni in un incontro con la stampa a San Bruson di Dolo. È critica su alcuni punti del progetto preliminare per il completamento dell'idrovia di cui la Regione ha emanato il bando. Presidente, voi in sostanza cosa chiedete a proposito di questo progetto? Chiediamo naturalmente che venga fatta, perché c'è la necessità assolutamente di scolmare, diciamo, l'acqua del Brenta e del Bacchiglione dalla zona di Padova, alla bassa padovana, e questo prevede il fatto che il progetto vecchio dell'idrovia venga aumentato di almeno un centinaio di metri cubi al secondo, quindi da 350 a passare a 400-450 metri cubi. E poi diventerà, se questo andrà fatto, un grosso bacino per quello che riguarda l'agricoltura e quindi l'irrigazione durante l'estate. Per il presidente del consorzio di bonifica Acque Risorgive, Ernestino Prevedello, è un'opera che va fatta. L'opera è estremamente necessaria anche perché ha la capacità di agire su delle canalizzazioni che sono quelle che potrebbero mettere in sicurezza una volta per sempre la città di Vicenza, l'area di Vicenza, Padova come Padova. E sappiamo benissimo che la zona più a rischio è la zona del Piovese. La zona del Piovese, con le pendenze che c'è in questo territorio, in questo ambiente, vuol dire qualora dovesse succedere disastri, sono disastri nel vero senso della parola. Sotto l'aspetto idraulico è una risposta importantissima. Presenti all'incontro organizzato dalla CIA di Venezia i sindaci di Fiesso d'Artico e Fossò. È un'opera che metterà in sicurezza il nostro territorio più di quello che è oggi e sicuramente darà meno preoccupazione ai cittadini e anche noi sindaci, che ogni volta che abbiamo un temporale o un evento atmosferico un po' particolare siamo sempre con la preoccupazione che possa creare danni. Sì, è una posizione sicuramente favorevole all'idrovia, sicuramente favorevole a un'idrovia che abbia una portata che ci garantisca, ripeto, dalle allagamenti ma anche dalle alluvioni e per salvaguardare il nostro territorio, in particolare io penso alle nostre zone industriali, ma anche appunto come riserva poi d'acqua per l'agricoltura. Sono intervenuti esponenti di Legambiente, del Comitato Brenta Sicuro e del Comitato Ambiente e Territorio. Sulla validità dell'opera un consenso generale, ma anche tanto dissenso rispetto al progetto di completamento dell'idrovia per il quale la Regione Veneto ha fatto il bando, che sostiene in particolare la CIA, appare in contrasto con le reali esigenze del territorio e del mondo agricolo. Altro fattore negativo, Amedeo Trun, sono i consumi calati. Sì, diciamo che in questi ultimi anni i consumi sono in calo, le famiglie
consumano un po' meno frutta. Si mangiano meno pesche. Si mangiano meno pesche e diciamo che la struttura commerciale italiana non riesce ad esportare l'eccedenza all'estero. Come mai non si esporta più, si esporta meno di un tempo? Non lo so, so solo che negli ultimi anni abbiamo perso una grossa fetta di mercato, soprattutto verso la Germania e i paesi scandinavi, verso la Russia. E questo a scapito di... La tensione tra Russia e Ucraina è un altro fattore negativo, un altro mercato che si è un po' chiuso. Esatto, ci sta dando una mano in maniera negativa. E, no, la nostra struttura commerciale diciamo, è un po' pesante rispetto a quella spagnola. Quella spagnola è molto più leggera e riesce a portare il prodotto a prezzi più concorrenziali nei mercati esteri. Questa bella immagine di Prato della Valle a Padova rende bene il successo della manifestazione L'agricoltura che sorprende, organizzata dal Consorzio Agrario del Nord-Est, primo in Italia, punto di riferimento di 110.000 aziende che vanno dal lago d'Iseo al mare Adriatico. La sede centrale è a Verona, ne sono state presentate l'attività e le prospettive. Più di 3.000 partecipanti all'evento, agricoltori e gente vicina al mondo agricolo. L'agricoltura che sorprende, cosa vuol dire? Noi vogliamo sorprendere non solo i nostri soci e clienti, ma vogliamo essere una sorpresa anche per i cittadini. Il consorzio agrario è uno strumento importante per le imprese agricole, vogliamo diventi altrettanto importante per i cittadini. Abbiamo la possibilità di offrire servizi innovativi a livello di prodotti, di filiere, quindi noi garantiamo le produzioni dal produttore al consumatore, abbiamo una rete, stiamo mettendo in piedi una rete, sviluppando una rete di vendita diretta, chilometro zero, quindi oggi sempre più vogliamo sorprendere non solo gli agricoltori ma anche i cittadini, anche la cittadinanza con i nostri servizi. Il forte dell'agricoltura veneta oggi? Beh, l'agricoltura veneta oggi ha una grande risorsa, lo dicevo prima, noi siamo il settore assieme al turismo che sta facendo sinergia e che si sta proponendo per il futuro. Pensate che il nostro consorzio agrario del Nord-Est parte da Venezia, passa per Padova, Vicenza, Verona e Mantova, arriva a Mantova attraverso Brescia, quindi Rovigo e Polesine. È un territorio importantissimo dal punto di vista agricolo e pensate dal punto di vista culturale e turistico cosa può dare, cosa può sviluppare. Quindi, le criticità? E più che le criticità, noi ci vogliamo soffermare sui punti positivi e sugli aspetti di crescita e sul futuro di questo settore. Le criticità ci sono, stiamo vivendo i problemi di tutto il settore economico, i problemi che questo paese sta attraversando, difficoltà nell'occupazione, difficoltà di reddito, costi fuori controllo, li stiamo vivendo anche noi. Noi abbiamo però questa grande opportunità che vi dicevo prima, che sono le nostre radici su questo territorio. Vogliamo sfruttare al massimo queste opportunità. Sono numeri importanti, numeri che abbiamo costruito lavorando giorno per giorno sulle 7 province dove oggi il Consorzio Agrario opera, 523 milioni di euro di fatturato, il bilancio che si è appena chiuso del 2013, 2 milioni di euro di utile prima delle imposte, una ricchezza che è costituita da asset patrimoniali e di attivo patrimoniali che sfiora i 200 milioni di euro, una capacità produttiva sui nostri siti produttivi per l'attività mangimistica di oltre 2.600.000 quintali di mangime, 123 milioni di litri di carburanti commercializzati, 800 trattori commercializzati in un anno, diciamo numeri sempre di grande rispetto e di grande rilievo. Numeri che colpiscono, dietro questi numeri che cosa c'è? C'è un'agricoltura che continua a crescere, un'agricoltura che darà ancora delle grandi soddisfazioni, ritengo, perché è un settore primario che è uno dei pochi che sta ancora crescendo e con il segno positivo, nonostante ci siano delle difficoltà anche in agricoltura, con delle novità da un punto di vista proprio dell'innovazione che non è solo e non sarà solo tecnologica in futuro, ma sarà anche un'innovazione gestionale. Sempre di più le aziende agricole dovranno in futuro occuparsi anche di saper gestire con nuovi strumenti il rischio produttivo e il rischio volatilità di prezzi sulle produzioni che sviluppano, e su questo oggi ci sono prodotti che possono essere portati nella disponibilità delle aziende agricole, e questa è la nuova frontiera che il consorzio agrario vuole superare con i propri agricoltori. Un consorzio che rispecchia il meglio dell'agricoltura veneto-lombarda, che cerca di intercettare e adottare il top dell'innovazione e delle potenzialità del settore.
un'agricoltura che crea ricchezza e posti di lavoro e dà prospettiva a tanti giovani. In Prato della Valle esempi di innovazione con una vetrina essenziale di macchine eccezionali per concezione e applicazioni. In primo piano questo trattore gigante, ritenuto il più potente del mondo. È stato definito un gigante in pantofole per la leggerezza con cui lavora la terra. Il costo è sulle 300.000 euro. E lasciamo questo peschetto di Sant'Andrea di Povegliano in provincia di Treviso e ci spostiamo in un meleto qui accanto, mele ormai pronte per essere raccolte, sono mele precoci queste, Amedeo Tonon. Sì, questa è la varietà Gala, è la prima varietà importante raccolta in Italia, è una varietà dolce e croccante e che si raccoglie circa dal 10 al 15 di agosto, 20 cosa agosto. Cosa si marzo. Prevede per queste mele? Ma innanzitutto un'ottima qualità, un'ottima pezzatura con delle caratteristiche genetiche perfette. E quanto a quotazioni che cosa si prevede? Ma è ancora un po' prematuro, bisogna vedere come sono messe le produzioni dell'est, soprattutto la Polonia che è il paese del primo produttore di mele in Europa e poi come andranno a consuntivo le produzioni italiane. Speriamo, io spero in una stagione buona, però. Lei è un esponente di un'organizzazione di produttori ortofrutticoli. Bene, queste strutture che possono fare? Hanno un ruolo, hanno una funzione? Ma le OP hanno un ruolo fondamentale, sono quelle che devono sostanzialmente prendere il prodotto dell'agricoltore dal campo e portarlo nella tavola del consumatore. Vanno sicuramente riviste e alleggerite, ma questo è a vantaggio dell'agricoltura, delle aziende agricole e di conseguenza del consumatore. Mi ha dato un messaggio ai suoi colleghi coltivatori di frutta? Ma i miei colleghi non hanno bisogno di messaggi, lo fanno per passione questo, nonostante le annate difficili. E il messaggio è quello di tenere duro, anche perché se spariscono le aziende agricole, poi alla fine sparisce il Made in Italy. Ma questi pescheti potrebbero effettivamente sparire oppure è un allarme così lanciato in aria giusto per concentrare su di sé l'attenzione? No, è la realtà, io conosco parecchie aziende, parecchie cooperative dove i soci, gli agricoltori stanno estirpando i frutteti, c'è poco da fare, se economicamente non è sostenibile il costo, gli agricoltori estirpano il frutteto, estirpando i frutteti viene persa innanzitutto una tradizione delle varietà e poi anche l'indotto dell'economia locale. Insomma, mi ha detto, non per chiudere con un detto vento, siamo proprio in Braga de Tea. Direi proprio di sì. È tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento la settimana prossima con Agricoltura Veneta. Stop Sack, il sacco sicuro che viene dal futuro.